anche la Lega cambia i suoi vertici. Adriano Galliani lascia e Massimo Cellino viene nominato presidente pro tempore. È tra i più giovani nella storia della Lega, tuttavia il suo contributo per salvare la baracca lo dà, e come. Cercavo di tenere la baracca in piedi perché stava crollando tutto. Io, che ero uno dei più giovani presidenti della Lega, a governare e organizzare la Lega, a pulire tutte le schifezze che c'erano là dentro. Ma chi? Non sapevo da quale parte cominciare. Ricordo che eravamo in Lega 6-7 presidenti riuniti sempre a cercare di organizzare il campionato. C'era un contenitore di metallo grosso con tutti i cassetti, tutti i dossier. Su tutte le società, chi aveva scritto a campionato una petizione falsa, chi si scaricava come IRPEF il trasporto, andavamo nel piazzale giù, c'era un bidone di ferro, così buttiamo tutto dentro della trilina e bruciamo tutto. L'indomani quando vennero cercarono quel faldone, non c'era un cazzo. E io non c'ero. Pensi che cazzo ho fatto io per